Oggi fare la commemorazione, per anni non sono andato neanche alle commemorazioni che il 19 luglio si fanno a Palermo con mio fratello, ma non sono solito, le commemorazioni non mi interessano, perché io credo che certe persone come Beppe Alfano, persone come Paolo Borsellino andrebbero ricordate ogni giorno dovrebbe essere presente a tutti quello che hanno fatto, il loro sacrificio, e dovremo cercare di continuare la loro lotta, non ricordandolo una volta all'anno, ma lottando ogni giorno per loro. Però qui a Barcellona oggi non potevo mancare. Sono venuto per la prima volta 3 anni fa, non sono potuto venire l'anno scorso per motivi di salute, oggi sarei venuto anche in barella qui a Barcellona. Sarei venuto perché mi ha chiamato il mio amico Benny Calasanzio, che oggi fa qui da moderatore, però che è figlio di 2 vittime della mafia, di 2 piccoli industriali che cercavano di fare tanto che non lavoro in un paese che purtroppo, come la nostra Sicilia, non è un paese libero. E il suo zio e suo nonno, Paolo Borsellino e Giuseppe Borsellino, sono stati uccisi giusto nell'anno del 1992, l'anno in cui è stato ucciso mio fratello, e per questo la loro morte è passata quasi inosservata. Era stato ucciso Paolo Borsellino, quasi nessuno si è accorto che fosse stato ucciso un altro Borsellino, che era un altro Paolo Borsellino, che era lo zio di Benny. Non potevo mancare oggi perché qui vicino a me c'è il mio amico Luigi De Magistris, che è un giudice ucciso come mio fratello, un giudice assassinato come mio fratello, ma stato assassinato Paolo Borsellino. Per Paolo Borsellino hanno usato il tritolo, anzi non il tritolo, il Semtex, quell'esplosivo che adoperano i servizi segreti, che adoperano i militari, e questo vi fa capire quale possa essere la matrice di quell'assassino. È stato ucciso in un'altra maniera, la maniera come hanno ucciso Clementina Forleo, come hanno ucciso la Bella Luzzi, perché il sangue provoca la reazione della gente, provoca le stragi, provocano la reazione della gente, al loro status deve essere un altro, simulare per un certo tempo una reazione che mai ha avuto lo Stato nei confronti della criminalità organizzata, perché la verità è che nei confronti della criminalità organizzata non c'è mai stata un'azione corale dello Stato contro la mafia, contro la 'ndrangheta, contro la camorra. La lotta alla criminalità organizzata è stata delegata sempre a una parte delle istituzioni, a dei magistrati, a dei giornalisti, che proprio per il fatto che da soli e in maniera isolata conduciamo questa lotta hanno potuto essere additati in qualche caso alla vendetta della mafia, in qualche caso addirittura all'azione di quelle parti dello Stato per cui queste persone erano diventate dei corpi estranei, e quindi in qualche maniera andavano eliminati, come è stato eliminato mio fratello, non dalla mafia perché aveva messo alla sbarra tanti per il maxi processo, tanti appartenenti al corpo della mafia, ma quello Stato che invece con la mafia voleva trattare, come ha sempre trattato. E visto che mio fratello si opponeva a quella trattativa, non poteva accettare che fosse da una parte dello Stato condotto quella trattativa con la criminalità organizzata, con la criminalità organizzata che aveva ucciso il suo fratello gemello, Giovanni Falcone, doveva essere eliminato. Ma non potevo mancare soprattutto perché mi ha chiamato Sonia Alfano, perché qui c'è Sonia Alfano, Sonia Alfano è per me come una sorella. Io ho conosciuto Sonia Alfano quando
dopo tanti anni di silenzio, sono stato zitto per ben 7 anni, per 7 anni non ho più voluto parlare dopo la morte di mio fratello, non subito dopo, ho parlato per alcuni anni, per 5 anni, poi quando ho visto che quella che mi era sembrata essere la reazione dello Stato, la reazione della gente, la reazione della società civile, quando ho visto che invece tutto si assopiva, tutto ricadeva nell'indifferenza, io non ho avuto più la forza di parlare. Ho ricominciato a parlare dopo 7 anni di silenzio, in cui non andai più neanche a Palermo, ho ricominciato a parlare per la rabbia di vedere come il sacrificio di mio fratello fosse stato inutile, come tutto fosse ritornato come prima, come peggio di prima, come nel vedere come quel fresco profumo di libertà di cui parlava Paolo, che disse invece ancora una volta, nascosto, coperto dal puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della continuità e dalla complicità, come diceva Paolo Borsellino. Quando cominciai a parlare, chiesi a un mio amico, al professore Enzo Pidotto, chiesi se mi volevo conoscere una persona che avesse dentro di me la mia stessa rabbia, per poter lottare insieme a lei, per poter essere il suo compagno di lotta. E Enzo Pidotto mi disse, conosco io una persona, mi presentò, mi fece incontrare San Alfano. Ecco, da quel giorno io a San Alfano voglio un bene dell'anima, perché San Alfano è come una sorella, è più che una sorella, perché la prima volta che abbiamo entrato in aria questa tenda rossa c'era San Alfano vicino a me, e da allora abbiamo condotto le stesse lotte, le stesse battaglie per la verità, per la giustizia. Fino a quando San Alfano un giorno, così come aveva fatto Luigi De Magistris, mi chiese se pensasse che fosse giusto che lei entrasse in qualche maniera, cambiasse terreno di lotta per entrando in politica, facendo il sacrificio di entrare in politica per poter continuare su un altro piano la sua lotta. Io le dissi che nessuno meglio di lei avrebbe potuto farlo, perché è necessario che questa disgraziata politica, questa maledetta politica, la cambiamo dall'interno. Non possiamo lamentarci, non possiamo pensare che niente va bene e poi non fare nulla per quello. E San Alfano ha deciso di sacrificare la sua vita, di sacrificare i suoi affetti familiari, così come ha fatto di tutto tantissimo per poter continuare avanti questa cosa. E io quindi non potevo, nel momento in cui lei mi chiamava, non venire qui a Barcellona dove hanno assassinato suo padre, come lei è stata sempre vicino a me nelle nostre lotte a Palermo, lì dove io sono ritornato, dopo anni in cui non partecipavo più alle commemorazioni, sono ritornato non per commemorare mio fratello, ma per impedire che quella via D'Amelio venisse profanata, perché veniva profanata ogni anno. Che si presentavano lì come avvoltoi a verificare che mio fratello fosse veramente morto e che non potesse dare più fastidio. Sono qui oggi anche perché tra questi giovani di cui il dottor Montrosini diceva di aver visto tante facce di giovani, ci sono tanti di quei giovani, tanti, tanti davvero di quei giovani che vengono con me in tutta Italia, lì dove c'è da lottare per la verità e per la giustizia. Perché questo rappresenta questa agenda rossa, rappresenta il simbolo di una verità ancora, che ancora non è venuta alla luce, una verità, una giustizia che ancora non è stata fatta. Ed è questo il motivo perché io oggi sono qui insieme a Sole, perché anche per la morte di suo padre non è stata venuta alla luce ancora tutta la verità. Ancora non è stata fatta giustizia. Sono ancora deve affrontare qualcosa di peggio di quello che ho dovuto affrontare io, perché vedete, io ho dovuto affrontare semplicemente quella che era a un certo punto l'indifferenza della gente che è servita alla
prima reazione dopo la sostituzione di mio fratello, che è una reazione che ha portato migliaia di palermitani ad cacciare dalla cattedrale di Palermo, dove ancora una volta si erano presentati per disputarsi le prime file davanti ai corpi di quei poveri ragazzi, a quello che restava di quei poveri ragazzi che erano morti insieme a Paolo. Dopo però, dopo quello, è subentrato con indifferenza. Io quello che ho dovuto affrontare è quello che mi ha, a un certo punto, dopo oggi, mi ha fatto stare zitto, ma qui Sonia ha dovuto affrontare tanta, qualche cosa di molto, molto peggiore. Ha dovuto affrontare, nel caso di mio fratello ci sono stati dei depistaggi, sono stati inventati, sono stati prodotti dei finti mentiti per poter sviare il processo da quelli che erano i reali mandanti di quel processo. A Sonia è successo qualche cosa di peggio. A Sonia è stato addirittura negato, a tutta la famiglia di Sonia è stato negato per Parfano, e ancora oggi forse viene in parte negato che per Parfano sia stato ucciso per mafia. E quindi è qualcosa di molto più terribile che è successo a Sonia, ed è per questo che io sono qui oggi per lottare insieme a lei. Vedrai Sonia, avremo giustizia, vedrai Sonia, abbiamo, avremo verità, perché fino a quando